Knight, eccoci qui in questo nuovo video. Oggi vi porterò la deck profile dello Spiritual Beast. Iniziamo subito dai mostri. Gioco triplo Elder, vabbè, è il motore del mazzo che serve per partire di combo con Kannauk. Dell'Ate Tamer gioco 2-2 perché secondo me è giusto, tiene il mazzo più stabile. Triplo Kannauk per vedere la combo. Triplo Rampengo, una variante della combo. Doppio Apelio, il booster che boosterà gli attacchi dei mostri e anche in damage. Petelfin per Rampengo. Poi gioco doppio Garuda. Perché gioco questo mostro? Giocando un grande set di rank 4 ho pensato che fare Garuda che entra special bannando, oltre a darmi target delle fusioni, mi permette di spammare rank 4 più velocemente. Per i mostri di magie è un set abbastanza classico. Triplo teleport per vedere i tamer subito. Triplo upstart per velocizzare. Doppio tifone, l'ho voluto portare a due perché con l'assenza di Clifford adesso non ne sento più così tanto il bisogno. Una bond, un sarcofago, un book e una fissure. Passiamo alle trappole. Gioco due ambush, tre steeds, due minecrash contro necros principalmente. Due mirror contro Necroz, Burning Abyss, Yosenju e un macro, ormai contro tutto. Bene, passiamo all'extra. Gioco dal reparto Spiritual Beast, gioco 3 Apelio, il ciccione del mazzo che fa chiudere. 3 Kannauk, il più importante secondo me, fusione del mazzo, per aggiungerti Steeds, Ambush. 2 Petelfin. Di Xyz gioco un Chidori, anche se vorrei portarlo a due perché giocando Garuda secondo me riesco a tirarne anche più di uno a partita. Una Lavalva Chain, una Ragnazero contro Yosenju principalmente, un Dweller, un Emerald, un Cowboy e un Rhapsody. E per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima e vi ricordo di venire a Ravenna sabato, che ci sono anche io a partecipare. E speriamo di trovarci in Monti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.